Anche l'Umbria ha bloccato l'utilizzo delle dosi di vaccino AstraZeneca ricomprese nel lotto ABV2856 in seguito al divieto da parte dell'AIFA, lo ha annunciato l'assessore regionale alla sanità Luca Coletto. La regione Umbria ha sottolineato di essersi immediatamente attivata. L'assessore Coletto ha reso noto che l'ultima somministrazione di dosi provenienti dal lotto ABV2856 è antecedente alla comunicazione dell'AIFA. La regione ha dato mandato di bloccare l'utilizzo del vaccino e di trattenere le dosi non utilizzate dal lotto in questione. Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione della Regione dell'Umbria di sospendere la didattica in presenza nelle scuole secondarie nel comune capoluogo e nel resto della provincia in seguito all'emergenza Covid. I giudici hanno di fatto respinto il ricorso di un genitore per la riforma del decreto cautelare del TAR che aveva rigettato una istanza contro la relativa ordinanza. Il Consiglio di Stato, si legge nel provvedimento di Franco Frattini, è perfettamente consapevole della grave compressione, con special riguardo agli studenti di scuola media superiore, del loro diritto a una piena possibilità di apprendimento e fruizione del servizio scolastico attraverso il contatto diretto e personale con docenti e altri studenti. Considerato tuttavia che nelle scorse settimane, è spiegato nella decisione, l'innegabile aumento del contagio anche in Umbria ha indotto sia con provvedimento di chiusura totale dell'attività in presenza, sia con consentiti atti comunali impositivi di specifiche e localizzate restrizioni, anche più rigorose, a dar prevalenza alla precauzione per la salute dei cittadini. Il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto che non solo vada esclusa ogni possibilità di valutare selettivamente zone ritenute più o meno a rischio, ma anche la possibilità di dar prevalenza al diritto alla istruzione in presenza rispetto alla più assoluta precauzione per il pericolo di diffusione del contagio con effetti devastanti per la salute pubblica e la condizione dei presidi ospedalieri. È stato fortemente potenziato il sistema delle vaccinazioni anti-Covid in Umbria. Lo ha sottolineato il commissario regionale per l'emergenza Massimo D'Angelo durante la conferenza stampa di aggiornamento settimanale. Nel corso dell'incontro è stato spiegato che anche il piano vaccinale umbro cambierà modello in base a quello nuovo nazionale del governo che ha modificato le priorità per la somministrazione. D'Angelo ha rivendicato l'appropriatezza raggiunta finora dall'Umbria rispetto al piano nazionale perché non ha né anticipato né posticipato categorie cui bisogna tendere per garantire un intervento omogeneo su tutto il territorio nazionale. Il commissario ha poi sottolineato che mentre il 1 marzo il numero delle dosi inoculate era di 33.367, il 10 marzo era di 60.971, con un incremento del 45%. D'Angelo ha aggiunto che per rendere più capillare sul territorio gli interventi, la Regione intende agire in tre direzioni: i punti vaccinali ospedalieri, quelli nei territori che si stanno incrementando e con i 720 medici di assistenza primaria. Si sta valutando, ha detto, la possibilità di un loro coinvolgimento massivo nella campagna vaccinale, qualora arrivi un'adeguata dose di vaccini, visto che con i medici di famiglia abbiamo avuto importanti risultati, toccando quota 75% nelle campagne vaccinali influenzali. Se la consegna delle dosi sarà congrua, con questa triplice azione saremo tempestivi. La diffusione del Covid è in lenta discesa in provincia di Perugia, mentre risulta in rapida risalita nel Ternano. È il quadro fatto dall'assessore alla sanità della Regione Umbria, Luca Coletto, tracciato in occasione della conferenza stampa settimanale di aggiornamento sulla pandemia. Coletto ha definito consolidato e certificato il dato in discesa della provincia di Perugia. La discesa è lenta, ha spiegato, perché in particolare la variante inglese si è dimostrata molto più infettiva di quella originaria. Assistiamo invece a una rapida risalita delle infezioni nel Ternano. Per quanto riguarda le vaccinazioni, l'assessore ha spiegato che con il criterio per età sarà molto più semplice e rapido affrontare questo tema. Il dato in Umbria è in netta risalita, ha proseguito, e siamo tra le prime regioni a livello nazionale. Basta che arrivino i vaccini, ha concluso Coletto, e l'Umbria è estremamente rapida nell'aumentare i centri per la somministrazione. Sui vaccini ai più fragili ci sono dei ritardi intollerabili. L'atto c'è, è necessario dare il via alla prenotazione. È quanto sottolinea il capogruppo regionale del Partito Democratico Tommaso Bori. Appaiono poco attinenti alla realtà, spiega, secondo quanto riferisce la Regione, le parole del commissario all'emergenza Covid della Giunta, che in merito alle vaccinazioni anti-Covid per soggetti fragili parla di almeno un mese di attesa e della necessità di scelte del governo e di atti autonomi da parte delle singole regioni. D'Angelo però dovrebbe sapere che l'atto c'è
e la risoluzione proposta dalla minoranza nell'ultimo Consiglio regionale è approvata all'unanimità. Le altre regioni non devono ancora iniziare a prenotare, ma al contrario dell'Umbria stanno già somministrando il vaccino. Ogni giorno di ritardo è intollerabile, ferma. Ribadiamo dunque l'urgenza che i cittadini umbri alle prese con la fragilità, i caregiver e i loro familiari possano iniziare subito a prenotare le vaccinazioni anti-Covid. Serve sottolinearlo con chiarezza e dare un nuovo slancio, conclude, affinché la pandemia non aggravi differenze e disuguaglianze che invece andrebbero sanate e ridotte. Benvenuti all'ospite in studio, benvenuto al nostro ospite in studio, preziosissimo amico Nino Marino. Ciao, grazie per l'invito e buongiorno a tutti. Buongiorno. È il direttore artistico del Teatro Stabile dell'Umbria, tanto per capire, perché dietro le mie spalle state vedendo il Morlacchi, un Morlacchi vuoto, come vuoti sono tutti i teatri italiani d'Europa e del mondo. Da dove cominciamo, direttore? Vabbè, possiamo cominciare con il 27 marzo, è la data di possibile riapertura dei teatri, che quest'anno è il 60° anniversario della Giornata Mondiale del Teatro. Sarebbe di grandissimo auspicio dopo un anno poterli riaprire, però visto la velocità con cui cambiano i parametri, meglio essere prudenti. È un momento delicato, però lo Stabile dell'Umbria ha provato a continuare a svolgere il suo ruolo anche a porte chiuse, anzi a sipario abbassato, nel senso... Bisogna dire così. abbiamo provato a fare uno spettacolo che potesse anche essere visto in questo momento, quindi la scenografia è stata proprio pensata per le regole di contingentamento, nel senso che il palcoscenico è diventato una grande platea, quindi gli attori recitano anche in platea, e il pubblico può andare sui palchetti per prenotare un palchetto per famiglia, per persona, per poter vedere lo spettacolo. Quindi il Teatro Morlacchi diventa protagonista di Guerra e Pace, con la regia di Andrea Baracco, con 14 attori, Stefano Fresi, Lucia Lavia, tanti attori umbri. E questo era semplicemente per poter, anche in un momento delicato per tutta l'Italia, per tutti i settori, poter dare comunque anche continuità non solo artistica ma di lavoro a tecnici, maestranze e tutto il comparto dello spettacolo dal vivo. Noi siamo stati interrotti, dovevamo debuttare il 28, c'è stata questa interruzione, abbiamo continuato a fare le prove, siamo stati invitati in Rai a presentare due nostre produzioni, quindi siamo andati al Sistina in diretta in prima serata presentando delle pillole di questo lavoro e di un altro lavoro di Lee Ferracchiati che si chiama La tragedia è finita, Platonov. E quindi in questo modo, bene o male, abbiamo fatto le riprese e tutto, abbiamo continuato a lavorare e siamo pronti, appena sarà possibile, per riaprire le porte del Morlacchi e permettere appunto con questa modalità di poter tornare a fruire dello spettacolo dal vivo. Fammi le domande perché se no continuo. No. Volevo dare un'occhiata però a quello che è stata un po' tutta la vicenda. Cioè adesso guardiamo un teatro che è grande, guardiamo un teatro che è attrezzato, guardiamo un teatro che è allegato a tutta l'opera che fa lei e quello che è il Teatro Stabile dell'Umbria. Io però penso anche ai piccoli teatri, penso alle tantissime persone, lei prima ha citato maestranze, attori, tutto quello che ci può essere. Cioè il teatro non vive solo evidentemente su una persona o su un gruppo, un cast di attori, ma anche il cast si porta dietro, poi voi siete un'entità. Cioè come siete riusciti a sopravvivere? Allora, parlo evidentemente come economia, non parlo naturalmente di aspetti di salute. Sì, devo dire, nel senso che Guerra e Pace l'abbiamo realizzato anche con il contributo della Fondazione, esatto, Federica Brunello Cucinelli. Esatto. Siamo riusciti a sopravvivere senza incassi, nel senso stiamo producendo degli spettacoli che avranno un mercato in un secondo momento, quindi abbiamo già venduto parte di una produzione che stiamo realizzando a Spoleto, che ha paura di Virginia Woolf con Sonia Bergamasco e Vinicio Marchioni, la stiamo già vendendo per il 2022. Il problema dello spettacolo dal vivo, no, rispetto proprio al sistema complessivo,
viene prima del Covid, nel senso perché i lavoratori dello spettacolo non hanno degli ammortizzatori sociali, quindi sono considerati come una sorta di lavoratori stagionali e quindi non c'è una protezione per loro. Quindi il Covid ha fatto emergere questo problema e quindi spero che possa essere adesso un'occasione. Che possa servire. Nel senso, noi abbiamo capito subito, perché noi non abbiamo tecnici fissi, quindi non hanno la cassa integrazione, non sono nostri dipendenti. Abbiamo provato il più possibile di lavorare sia con tutti gli attori che collaborano con noi, con i tecnici, eccetera, per dare continuità. In questo momento, grazie alla Fondazione, grazie al contributo della Regione, grazie ai contributi dei nostri soci, siamo riusciti ad avere un bilancio in pareggio, però è un momento difficile, ci siamo inventate tante cose, abbiamo preparato un film che probabilmente su Guerra e Pace sarà comprato dalla RAI, ci siamo attrezzati diversamente e ci è servito anche come stimolo poter stare in palcoscenico e parlare di teatro con la T maiuscola e non solo dei problemi del teatro. Questo è stato molto importante anche psicologicamente per tutto il comparto, per gli attori e per tutti noi che lavoriamo in questo settore. È un senso di ripartenza, no? È un senso di ripartenza, sì. Nel senso, credo che ognuno di noi per continuare a lavorare ha bisogno di guardare al futuro, no? Quindi noi abbiamo pensato che il 2020 è passato e stiamo guardando al 21, 22, 23. Stiamo cercando di proiettarci in avanti e infatti stiamo immaginando, stiamo lavorando per presentare a maggio prima la stagione del Morlacchi, poi quella di Solomeo, abbiamo contattato le compagnie internazionali. Stiamo lavorando per ripartire, nel senso, con uno stimolo di questo tipo si riesce a passare anche questo momento che è di incertezza, perché dovremmo aprire il 27, ma probabilmente, visto il picco in aumento, probabilmente la data potrebbe essere spostata. Certo. E quindi, però, pensare che di tornare ad ottobre, pensare che comunque le produzioni che stiamo realizzando hanno un mercato, che comunque ci chiamano per averli nelle prossime stagioni nei teatri in tutta Italia, questa cosa ci dà un po' di sollievo. Però, insomma, il TSU sappiamo il valore che esprime nelle produzioni. Chiaramente, quando lei è chiamato a programmare, ecco, ha detto appunto alcuni teatri, bisognerebbe parlare magari con i direttori diretti dei teatri. Comunque, che significa allestire uno spettacolo nella condizione di pandemia? Cioè, dovete, immagino, calcolare tutto, difendervi e difendere. È così? Sì, ma consideri. Considera, noi ci diamo del tu, lo diciamo anche al pubblico. Perfetto, diamoci del tu che è meglio. Facciamo la figura dei due. Ok. Considera che noi stiamo facendo le prove, ogni settimana noi facciamo i tamponi a tutta la compagnia, ogni lunedì. Per esempio, domani verrà una giornalista del Corriere della Sera per fare un'intervista, quando arriva verrà tamponata, si prova sempre con la mascherina, nel senso, noi siamo sempre con la mascherina, gli attori scena no, perché nel senso, con i tamponi fortunatamente abbiamo un protocollo. Uno è sicuro almeno sì, nella in quella finestra, come si dice. Esatto, poi considera che si crea una sorta di bolla, perché nel senso, noi sono attori che vengono da Milano, da Roma e da diverse città, ma stanno per 40 giorni al Teatro Nuovo di Spoleto, è tutto chiuso, quindi teatro, casa, non ci sono ristoranti, non c'è niente. Quindi bene o male si crea una sorta di protezione, no? Okay. E così facciamo come in tutte le realtà, negli uffici e nel. Però stiamo continuando a lavorare in questo modo, che comunque è già importante, nel senso, riuscire ad esprimere, a seguire le stanze artistiche dei registi anche in questo momento, continuare a portare cultura, a fare cultura, a pensare a questo momento che assume ancora un valore più importante, perché in tempi normali il teatro assume, è una delle possibilità, c'è il cinema, ci sono altri svaghi. Certo. Invece in questo momento il teatro assume una valenza ancora più importante, perché abbiamo bisogno, con l'informazione che ci assale rispetto ai problemi sanitari, economici e di tutto, comunque sentire parlare o ascoltare, vivere
Il mondo dell'arte sicuramente è un sollievo che ci aiuta anche psicologicamente. È un modo bellissimo per esorcizzare la nostra paura. Io ti chiedo, al volo non è una domanda ma una richiesta, poco prima della messa in scena, vediamoci invece solo da un punto di vista artistico, se potrei avere con te qualche attore, sarebbe bellissimo, e fare proprio una mezz'ora dedicata a quest'opera. Assolutamente, noi stiamo lavorando sul mondo di Alvi, un drammaturgo straordinario, abbiamo fatto una ricerca approfonditissima, siamo arrivati alle sue radici col teatro dell'assurdo, stiamo lavorando ogni giorno c'è una drammaturga che fa una lezione su Alvi andando a scavare sulla biografia, ci sono poche cose tradotte in italiano e stiamo scoprendo un mondo incredibile. Vabbè. Quindi la regia di Antonio Ratella sarà una regia importante. Prendiamo questo appuntamento, grazie. Nino Marino, direttore artistico del Teatro Stabile dell'Umbria, abbiamo già parlato di un po' di futuro e di tanta speranza. Grazie, ciao. Grazie. Ciao, ciao. 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 Buongiorno, oggi siamo a San Bevignate, chiesa nella zona di Monteluce di Perugia, dove c'è uno scrigno che ricorda la storia dei Templari, uno dei pochissimi scrigni iconografici che sono rimasti di questa milizia Templi, cioè di questi frati guerrieri nati per difendere i pellegrini in Terra Santa. Qui abbiamo delle immagini nella controfacciata della chiesa che rappresentano i frati e anche una palma e un leone per dimostrare che siamo in Terra Santa, e anche una scena di battaglia tra i monaci guerrieri e i saraceni. Quindi una testimonianza rarissima, si contano sulle dita di una mano le testimonianze pittoriche in relazione alla storia templare, ma a Perugia c'è di più. Noi sappiamo per documenti che i Templari a Perugia avevano una commenda, anzi due, una commenda nell'abbazia di San Giustino, che si trova tra Civitella d'Arna e Piccione, ed un'altra nel convento di Monte Giorgio. In queste due località, ma soprattutto nella prima, sappiamo che i monaci guerrieri coltivavano il grano, l'olivo, il vino, le vigne, per mandare appunto ai guerrieri il sostentamento, le derrate alimentari, ma anche allevavano i cavalli, cioè quei forti cavalli da battaglia, perché dovevano essere possenti per tenere il cavaliere con tutte le armi, dei destrieri particolarmente forti per combattere appunto gli infedeli. Queste testimonianze rafforzano l'idea che la milizia Templi, fondata da Hugh de Penn nel 1120 e proseguita per poco meno di due secoli fino al 1314, quando il gran maestro Jacques de Molay venne bruciato sul rogo a Parigi per ordine di Filippo il Bello, ebbene questa milizia aveva una solida tradizione in Umbria. Forse ne parleremo in un'altra circostanza, ma è certo che i beni della milizia Templi passarono ai Gerosolimitani, ai cavalieri poi divenuti di Rodi e quindi successivamente di Malta,
che a loro volta erano venuti dopo la presa di Costantinopoli a Perugia per insediarsi nella chiesa e nella zona di Porta Trasimena, cioè vicino alla chiesa di San Francesco, al Prato per intendersi. Quindi c'è un legame molto forte tra il mondo templare e Perugia, che andrebbe approfondito con gli studi, anche se ce ne sono di interessanti, gli atti di un bel convegno fatto nel 2008 a Perugia. Ma ecco, per tornare alle pitture, sarebbe bene che una volta conclusasi questa drammatica esperienza del Covid, non solo gli umbri, ma anche tutti coloro, i visitatori, i turisti che hanno orecchiato, che sono comunque esperti della storia e del mondo templare, facessero una vita nella chiesa di San Bevignate, costruita e rafforzata proprio dai templari e sede appunto di una commenda templare. Grazie. Finale amaro per il Perugia, quello del recupero della 22esima giornata di Lega Pro a girone B contro il Cesena, con un pareggio che sa di sconfitta. I biancorossi infatti in 7 giorni dilapidano tutto ciò che di buono era stato fatto nel mese di febbraio e in 3 gare portano a casa solo 2 punti sui 9 disponibili, restando a 7 punti dalla capolista Padova e con una sola gara da recuperare, quella con la Fermana, in programma il 31 di marzo. Tornando alla gara, il Grifo non brilla ma costruisce più del Cesena, reclama 3 rigori, va in vantaggio su autorete di Favale al 1/4 d'ora della ripresa, colpisce un palo con Melchiorri, spreca altre occasioni per chiudere la gara, controlla la partita senza affanni fino al 90esimo quando si fa sorprendere dalla conclusione di Russini con deviazione decisiva di Cancellotti che va a dividersi la responsabilità del gol incassato con Fulignati, poco incline ad uscire sullo spiovente nell'area piccola. Nel dopogara, a sorpresa, il direttore generale Comotto si presenta in sala stampa al posto del tecnico Caserta e recrimina in maniera pesante sull'operato del direttore di gara, Ermanno Feliciani della sezione di Teramo. Parlare di arbitraggio poi non è mai bello, ma questa è una partita dove tra l'altro sono venuto io apposta, dove il lato tecnico poi viene messo un attimino da parte perché c'erano 3 rigori, soprattutto il primo dalla tribuna, una roba clamorosa che io ho mai visto niente del genere, perché lì è espulsione, rigore e rischia di essere finita la partita. Secondo tempo, io ne ho visto uno clamoroso su Vano, mi dicono che anche su quello su Bianchimano c'era, di cosa stiamo parlando, no? Poi dopo sicuramente dovevamo essere più bravi a chiuderla, visto che si vedeva che era una partita comunque in bilico, perché poi il Cesena ha fatto la sua partita con grande orgoglio e coraggio, quindi era da chiudere, doveva essere più bravi nelle ripartenze, ma io sinceramente mi sento di rimproverare poco i ragazzi, hanno dato tutto dopo una batosta, tre giorni prima col Padova, quindi c'è questo discorso dell'arbitraggio che è stato nettamente condizionante di questa partita. La Ternana si prepara fisicamente e mentalmente alla sfida interna di sabato alle ore 15 contro la corazzata Bari. Per quella che si annuncia come la gara clou della stagione, non serve al tecnico Lucarelli di trasmettere particolari motivazioni. Tutti i componenti della rosa sono sul pezzo già da settimane e attendono il confronto con i Galletti con particolare trepidazione. Contro i biancorossi pugliesi molto probabilmente non ci sarà Lorenzo Laverone, il cui infortunio di domenica scorsa è più grave del previsto. In una nota la società rossoverde parla di distorsione della caviglia sinistra. Ricordiamo che la Ternana ha grandi numeri di quest'anno nonostante la recente e comprensibile frenata delle ultime 2 gare con la sconfitta di Catanzaro e il pareggio con la Virtus Francavilla, mantiene un vantaggio di 7 punti sull'Avellino e di 11 sullo stesso Bari, senza contare che deve ancora recuperare la gara con il Potenza mercoledì 24 marzo alle ore 15 e quella con la Cavese mercoledì 7 aprile alla stessa ora.
Partono male i playoff scudetto per la Sir Safety Conad Perugia. I Block Davids steccano gara 1 contro una combattiva Allianz Milano. Non capitalizzano il vantaggio di 2-7 e cadono al tie-break, complicando terribilmente la strada nella post-season. Domenica l'Allianz Cloud in programma gara 2, con i bianconeri che hanno un solo risultato a disposizione per restare in corsa, la vittoria. Match a due facce quello di ieri sera al Pala Barton, con Perugia che parte forte nei primi due parziali, con percentuali alte in attacco e pochissimi errori diretti. Poi, dal terzo parziale, la partita cambia. Milano non molla la presa, cresce in fase break e capitalizza i palloni importanti nelle fasi calde. 3-7 chiusi ai vantaggi, tutti a favore della squadra di piazza, con il muro di Piano che al tie-break mette la firma conclusiva. Ora è obbligatorio convogliare tutte le energie per domenica e per una gara 2 cruciale per i destini di Perugia nella corsa al tricolore. Innanzitutto questi sono i play-off ed è sempre difficile. Difficile affrontare qualsiasi avversario. Oggi abbiamo perso perché abbiamo meritato di perdere e non c'è tanto da dire. Quando gli altri sono più bravi di te bisogna riconoscerlo. Siamo partiti bene, abbiamo giocato due set non benissimo, è vero che abbiamo chiusi con dei parziali ottimi, però non abbiamo giocato bene neanche i primi due set, poi siamo calati tanti errori in tutti i fondamentali e niente, abbiamo perso la pazienza. Perché nel playoff bisogna avere pazienza, perché giochi contro avversari forti, devi giocare le azioni lunghe. Noi abbiamo perso la pazienza prendendo qualche murata di troppo, qualche battuta in rete di troppo, e poi la partita è girata e ha vinto loro. C'è poco da dire. Senti, ora domenica dicevamo abbiamo un solo risultato perché la serie è 2-3, come si ricaricano le pile in 4 giorni? Ma non c'è bisogno di ricaricare le pile. Noi stavamo bene fino a un'ora fa, quindi stiamo bene anche adesso. Abbiamo perso perché abbiamo mollato a livello di testa e questo non deve succedere. E semplicemente ci sono due partite da vincere, si va per vincere, non si ricarica, non bisogna fare niente, bisogna giocare a pallavolo, metterci la faccia e punto, basta. E dimostrare sul campo che siamo più bravi, siamo più forti, perché poi per fortuna in questo sport, ma nello sport in generale è sempre il campo che parla, noi fra qualche giorno dobbiamo farlo parlare. Salve amici del Centro Meteo Italiano. Altro passaggio instabile in vista per l'Italia. Vediamo però nel dettaglio le previsioni per venerdì 12 marzo. Tempo instabile al mattino con piogge sparse soprattutto sul nord-est e settori tirrenici del centro. Neve oltre i 1000 metri sulle Alpi. Più asciutto al sud, salvo deboli piogge su Campania e Sardegna. Al pomeriggio ancora piogge sparse su Triveneto, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Variabilità asciutta altrove. In serata e nottata fenomeni che si spostano al sud, con tempo in miglioramento al nord accompagnato da ampie schiarite. Temperature minime e massime in generale aumento, salvo una lieve flessione dei valori diurni al nord-est. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano. Umbria Più, la tua regione sul canale 15.